Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Buongiorno, buongiorno e buona domenica 8 settembre. Cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ma mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono, un meraviglioso dono, speriamo, perché oggi è la giornata di Jannik Sinner, ci auguriamo questa sera. Scusate, io a volte non parlo di me, ma quando si tratta di cavalli, perché oggi è un dono meraviglioso anche per me, perché sono in partenza per Parigi, dove c'è il mio Presage Nocturne, che per la prima volta voglio estendere questa mia emozione anche a voi, che per la prima volta dopo quasi 50 anni che ho i cavalli da corsa, per la prima volta oggi un mio cavallo corre un gruppo 3 a Longchamp, la pista dell'Arc de Triomphe, ma non è certo l'Arc de Triomphe che ci sarà fra un mese. Presage Nocturne contro cavalli irlandesi, inglesi, corsa difficilissima. Però lo merita, non è salito di categoria, non può correre corse minori e quindi questo gruppo 3. Quindi 8 settembre emozionante per me. Emozionante due volte perché poi dall'aeroporto Charles de Gaulle io ho l'aereo circa 9:30-10, guarderò almeno la prima ora e mezza dell'incontro di Sinner contro Fritz. Ieri parlavo con un mio amico tifoso del Catania e gli ho fatto i complimenti perché il Catania, che ha ambizioni, ha costruito una squadra interessante, pensate, gioca anche inglese. Lo ricordiamo quel gol nel Chievo all'incrocio dei pali sotto la curva del Milan, ce lo ricordiamo inglese. Ha costruito una rosa molto interessante. Ieri hanno battuto la Juventus Next Gen, proprio mi sembra abbia anche segnato inglese. Gli ho fatto i complimenti e lui mi dice: calma, calma. E io gli ho detto: calma un tubo, proprio così gli ho scritto. Calma un tubo, siamo noi che siamo stufi di essere calmi. Sì, riflettevo, a volte mi vengono questi up and down, questo yin e yang. Ieri riflettevo che da quasi un anno, abbiamo vissuto un bel settembre un anno fa, diciamo da 11 mesi non contiamo un tubo. Non contiamo un tubo perché a ottobre sono arrivati gli infortuni, l'Inter ha cominciato e la Juventus, perché erano in lotto loro due, hanno cominciato a scattare e noi abbiamo cominciato ad accusare distacco. Un distacco che nonostante la mia illusione, nonostante io sono un sognatore, spero sempre di recuperare di una crisi grave, noi vogliamo via, poi non è mai successo o succede raramente. È da 11 mesi che in campionato non contiamo niente. Nell'ultimo mese della scorsa stagione, il più brutto del post anni brutti, quelli dal 13, dal 12 al 21, il più brutto mese è stato proprio quello di aprile-maggio della scorsa stagione. Ebbene, è proseguito. Il malessere, il disagio, le tristezze sono proseguite anche in questa stagione, come se non ci fossero stati acquisti, come se non ci fosse stato il mercato, nulla è cambiato. Gol subiti, gioco in difficoltà e sofferenze, e mancanza di illusioni, e mancanza di sogni. Poi razionalmente, il Milan è a 5 punti dai primi, dopo 3 partite è tanto, però in generale, in assoluto,
5 punti, se si cominciasse a vincere con continuità, non sarebbero neanche un dramma. Però quando accusi 5 punti senza le coppe di mezzo e adesso ti arrivano le coppe, per fortuna da una parte anche per Inter e Juventus, quindi in questo senso siamo pari, e poi se tu li accusi senza le coppe, poi quando arrivano le cose si complicano. 11 mesi senza contare nulla, con un mese brutto e un appendice di mese brutto anche in questa stagione. E poi ecco perché invidio chi non deve stare calmo, che può sognare, che può immaginare un campionato da protagonista. Quest'anno non ci hanno messo nemmeno in condizione fino ad ora, sottolineo mille volte fino ad ora. Perché magari fra un mese tutto cambia, speriamo, come dico sempre io, l'illusione è dolce per sua natura, ma ci hanno subito messo in condizione di non sognare. Il tifoso sa che vince una, però vuole sognare di essere protagonista, vuole sognare di superare l'avversario le ultime giornate. Ecco, allora io chiedo solamente che ci mettano in condizione almeno di sognare. Io mi auguro che Fonseca prenda con vigore la situazione in mano. Non voglio più vedere questi tentativi di dominare, perché poi c'è anche la beffa, perché se tu perdi o giochi male, magari giocando in difesa, no, noi riusciamo a non dare soddisfazione a noi tifosi, noi a noi, perché siamo sempre noi, con il tentativo di dominare, quindi anche la beffa del dominio che non c'è. Io mi auguro che facciano un bel summit, si guardino tutti. Ogni tanto ho questi miei desideri. Io non so mai se succedono queste cose, ma mi piacerebbe che ci fosse una riunione degli stati generali. Esagero, sì, esagero perché in questo momento è un momento che bisogna esagerare, visto che si esagera nella sofferenza, si esagera anche in questi miei desideri. Proprietà, dirigenti, tutti presenti, allenatore, giocatori, parliamoci in faccia. C'è qualcosa che non va? Parlate, giocatori, perché poi alla fine, se i giocatori hanno il malessere riguardo ai dirigenti, hanno malessere riguardo all'allenatore, poi alla fine, come si dice sempre in termine banale, ma vero, alla fine in campo vanno loro e se loro hanno il malessere, e vanno in campo loro. Le parole di Maignan ha detto dopo la sconfitta della Francia contro l'Italia, ha detto: signori, ci sarebbero forse solo due giocatori italiani che potrebbero essere titolari in Francia, eppure hanno giocato più determinati, più vogliosi, più volonterosi. La ribellione di Mike Maignan, apro una parentesi, sembra che, e oggi leggete il pezzo della Gazzetta, sembra che la trattativa tra Milan e Mike Maignan incominci a farsi seria, per fortuna, e quindi magari la situazione in questo senso si sta andando verso dove vogliamo tutti noi, che Maignan rimanga. E proprio le parole di Maignan, determinazione, e mi auguro che proprio i giocatori si guardino in faccia. Adesso c'è il dirigente che non c'è, e adesso c'è la corsa a saperne di più dov'è. C'è la linea di quelli che dicono che era in vacanza, quell'altra linea no, un impegno da un anno, l'altra linea è no, un impegno istituzionale. E anche lì è così un mistero sapere dov'è il nostro dirigente Zlatan Ibrahimovic, e se fosse in vacanza, sia in vacanza, se
se fosse l'impegno istituzionale, abbia un impegno istituzionale, però anche lì il mistero regna sovrano. I due giocatori che si mettono a contestare Fonseca, e allora anche lì dobbiamo il mistero regna sovrano, nonostante le parole di Theo Hernandez. Ma cosa ne pensa veramente Theo Hernandez? Cosa ne pensano i giocatori? È tutto un susseguirsi di pensieri e retropensieri. E come ho detto al mio amico, siamo stufi di essere calmi, abbiamo voglia di sognare, abbiamo voglia di eccitarci, abbiamo voglia di entusiasmarci, abbiamo voglia di diventare protagonisti. Perché il Milan dal 1899 è più o meno protagonista. Ci sono stati 30 anni, 43 anni bui che nessuno dimentica. Allora diciamo che dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, dagli anni 50, il Milan è sempre più o meno protagonista. E adesso, come qualcuno dice, non vorrei che ci abituassimo a non essere protagonista, non vorrei che ci abituassimo a quando siamo protagonisti, è un'eccezione rispetto al normale. No, quando si è protagonisti è il normale, quando non si è protagonisti è l'eccezione. Ma lo posso dire io che ho vissuto tanti, ma magari qualche ragazzo più giovane di 20 anni, che non è 15-16 anni, che non ha vissuto gli anni dei meravigliosi, ma si è appassionato di Milan dal 2012, fa fatica, deve essere proprio attaccato alla squadra. Ma per questi ragazzi mi auguro che qualcosa cambi, perché non vogliamo abituarci a questa situazione di non protagonismo o protagonismo nelle vacanze o negli impegni istituzionali o nei giocatori che protestano, o a altre cose dell'allenatore, no, i giocatori sono d'accordo con lui, hanno dei dubbi. Ecco, basta, basta. Vorrei che finalmente tornassimo alla normalità, cioè essere protagonisti. La partita col Venezia, vediamo di vincerla, ma poi per capire se siamo protagonisti bisogna giocare contro Liverpool e contro Inter. Quanti commenti leggo, vi giuro. Quanti commenti leggo che cosa andiamo a giocare con l'Inter a fare? Nemmeno in quel cavallo di tempo dal 79 all'84, quando il Milan anche lì per 7 c'erano anche 2 anni di B, ma però è andato a giocare il Mundialito e ha dato spettacolo contro l'Inter Mundialito, dove per esempio ha segnato noi in B. Bergomi in un derby, mi sembra di Coppa Italia, finito 2-2, e però nessuno mai ha detto cosa andiamo a giocare a fare con l'Inter, meglio perdere. E se si incomincia a ragionare in questa maniera e diventa un'opinione diffusa di pessimismo cronico e di rassegnazione, e allora non va bene, e allora non va bene. Non vorrei vedere al primo corner dell'Inter in quell'angolo là, sotto la curva sud del Milan, la gente tremare. Se noi siamo in queste condizioni, c'è qualcosa che non va. Non abbiamo mai avuto l'inferiority complex. E ora mi auguro che il Milan abbia un moto d'orgoglio, ma in campo durante la settimana. Quello che ha detto Maignan, determinazione, attenzione. Non possiamo rassegnarci a un Leao che non la prenda mai neanche col Portogallo, perché è il nostro grande giocatore. E quindi ci auguriamo che anche lui, da lui nasca la scossa. Da qualcuno, qualcuno la farà partire questa scossa. Siamo qui che aspettiamo della scossa, che per cortesia qualcuno, proprietari, dirigenti, allenatore, giocatori, qualcuno dia questa scossa. Perché siamo stufi di essere calmi, calma, no, calma un tubo. I calmi siamo noi e siamo stufi di essere calmi, perché abbiamo voglia di tornare a emozionarci, a divertirci e soprattutto a sognare. Io sogno oggi una grande prestazione del mio cavallo, poi ci sono quei 4 minuti come 90, sei lì e poi vediamo.
Cari amiche e cari amici, vi auguro una bella giornata, una bella domenica. Da sabato si torna a parlare di campionato, di Champions. Io personalmente ho voglia di sognare. Sognare vuol dire che poi non arriva così la realtà, porto a casa il sogno, poi la realtà vediamo. Un abbraccio, buona domenica e iscrivetevi al mio canale YouTube.